Allora, ciao a tutti, sono Celestino Iacono. Per quelli che non mi conoscono personalmente, volevo fare questa volta un punto della situazione insieme a voi. Volevo dirvi che siamo arrivati all'importantissima cifra di 70.000 euro e vi ringrazio tantissimo per questo risultato incredibile. E volevo dirvi che l'obiettivo della campagna oggi l'ho dovuto rilanciare a 100.000 euro. E vi spiego il perché. Adesso sono stati già fatti acquisti, come avete potuto vedere, anticipati, altri il fornitore ci sta, primi li abbiamo dovuti pagare immediatamente, il fornitore sta aspettando ancora qualcosa. L'associazione forense l'Isola d'Ischia ha pagato per un ordine nostro un'importantissima cifra e farà ancora un altro acquisto per la merce che arriverà entro lunedì 6 e ringraziamo chiaramente l'associazione. I fondi verranno accreditati sul conto, quindi resi disponibili lunedì 6 aprile, però vi voglio assicurare che abbiamo già comprato, che stiamo comprando e continueremo a comprare a prescindere da questo. In un modo o in un altro lo facciamo, perché il materiale che troviamo è presente sul mercato in minuti e poi svanisce. Io mi rendo conto di chiedervi una cosa ingiusta, perché sicuramente è ingiusto che noi cittadini dobbiamo acquistare queste cose che spetterebbero di diritto, che dovrebbe acquistare lo Stato. Però purtroppo adesso è così. Aspettare che arrivino queste attrezzature, o almeno tutte le attrezzature, è impossibile. Non dobbiamo aspettarcelo. L'ultima conferenza stampa di De Luca, lui dichiara, e lì mi sono spaventato, di aver ricevuto una prima fornitura di 2.700 tute Covid per l'intera Campania. Ebbene, noi ne abbiamo comprate 500 più 200 devono arrivare solo per il nostro ospedale. Quindi quella fornitura sarebbe arrivata in tre tute a Ischia, se, voglio dire, sempre che. Abbiamo bisogno che chi ha donato, se è possibile, possa ridonare anche con una donazione piccola. Che chi non può donare ancora condivida, perché è stato condiviso poco questa campagna. Lo vedo dal pannello e chiedete agli altri di donare chi non l'ha ancora fatto, anche poco, è importantissimo, anche poco, poco. Una mascherina oggi salva un contagio oggi fa altri contagiati, quindi magari qualcuno dice, vabbè, ma che ci faccio con una donazione piccola? No, si fa, le grandi raccolte sono state fatte anche grazie alle piccole donazioni. E abbiamo ottime speranze di avere questi kit validati, quindi non i kit di cui sta parlando in questo momento De Luca, che acquisterai, fanno benissimo anche quello che acquisteranno i sindaci, ma quelli sono kit che al momento non sono validati, cioè non permetterebbero al malato di iniziare la terapia. Questi kit che dovrebbero essere in arrivo in questa settimana, uso sempre il condizionale. Sono sviluppati da un macchinario che viene messo a Rizzoli, che è stato già autorizzato, che darà una risposta a questo tipo di tampone valida, per cui il malato riceverà il tampone e comincerà immediatamente la cura, perché la risposta è rapidissima, non dobbiamo aspettare che torni indietro. Ho avuto notizie che c'è qualcuno a casa che aspetta il risultato del tampone da 4 giorni, già fortunato di aver ricevuto il tampone, perché molti altri non lo ricevono. Questi kit sono molto cari. Il prossimo ordine in partenza è dai 20 ai 30 mila euro di protezione, ma tutti i materiali protettivi mancano, mancano. Ci vado personalmente, lo vedo e le cose mancano. Chi dice hanno tutto non è vero, non è vero.
Allora io vi chiedo per favore di rilanciare. Non avrei voluto farlo, ma è necessario. Oggi è necessario. È indispensabile, anche se non è giusto. Poi verrà il tempo di dire che non è giusto, verrà il tempo di lamentarci di questo, ma in questo momento la salute di noi ischitani è primaria. Per cui, per favore, se potete fare ancora una donazione, fatela. Se non potete, condividete, perché ci sono poche condivisioni. E chiedete a chi non l'ha fatta di fare una donazione, seppur anche piccola, e ancora di condividere. Condividiamo in continuazione video divertenti, che sono importanti. Lo faccio anche io, è importante svagare la mente in questo momento psicologicamente. Però vanno condivisi anche questi tipi di iniziative, assolutamente, assolutamente. E ci stiamo lavorando tanto, ci crediamo perché le cose le stiamo facendo, siamo l'unica raccolta in Italia che lottando per giorni, giorni e giorni ha avuto l'autorizzazione a comprare la merce autonomamente e di portarla. Ebbene, però perché temevamo che in qualche modo si inceppasse il meccanismo. Come vedete che si inceppa, perché noi la roba, probabilmente il materiale lo troviamo perché magari i canali istituzionali, vedete, sono collegati fra di loro. Non lo so, mi sono fatto l'idea che magari loro poi il pagamento non lo fanno subito, devono fare la gara di appalto o magari hanno dei contratti migliori dei nostri già fatti. Intanto, comunque, le cose le stiamo trovando, le stiamo portando. Abbiamo ottenuto questa cosa. Ci siamo battuti perché l'avevo promesso che avremmo comprato materiale, che io vi avrei fatto vedere il materiale, che vi avrei fatto vedere gli acquisti, le entrate e le uscite. Così siamo sicuri veramente di fare qualcosa di concreto per il nostro ospedale. Quindi ancora una volta vi prego. Dobbiamo raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di più fondi per affrontare i prossimi giorni che saranno i più difficili. Grazie.